nonostante sia in atto un enorme processo di riallocazione produttiva di quello che viene chiamato dai giornali, diciamo mainstream, viene chiamato i blocchi geoeconomici, i blocchi geoproduttivi, i blocchi geopolitici, che noi chiamiamo invece ruolo dell'imperialismo, e questo imperialismo o imperialismi agiscono a danno della classe lavoratrice, non c'è più spazio anche in questi paesi a capitalismo maturo che si esprimono attraverso anche un conflitto, una competizione interimperialistica della società keynesiana consumistica, e le difficoltà sono difficoltà per rimettere al centro l'interesse del mondo del lavoro e la riappropriazione non solo dei diritti del lavoro, ma dei diritti sociali. Gli anni che hanno preceduto anche la crisi, diciamo del 2008-2009, come epifenomeno, quindi la crisi immobiliare e finanziaria come epifenomeno all'interno del conflitto della competizione globale, trasformatesi poi in conflitto interimperialistico, e hanno fatto seguito, anzi si collocano all'interno della crisi sistemica che comincia negli anni 70. Negli anni 70, bene, sono stati caratterizzati da un'enorme riorganizzazione delle forze produttive che richiedono un'attualizzazione, una revisione degli schemi d'analisi, in prima della teoria marxista dell'imperialismo. Un aspetto dell'analisi di Lenin che risulta oggi assolutamente essenziale per l'attualizzazione della teoria dell'imperialismo è l'analisi dei livelli o dei gradi dell'essenza sfruttatrice del capitalismo nel nuovo periodo storico di sviluppo. La fine della guida unipolare statunitense apre alla cosiddetta era degli imperialismi, imperialismo statunitense o dell'area del dollaro, imperialismo dell'Unione Europea o dell'area dell'euro, imperialismo sulla variabile asiatica, quella che prima era l'area dello yen, e imperialismo, io direi anche importantissimo, delle petromonarchie, quindi l'imperialismo, il nuovo emergente imperialismo arabo. Quindi si apre una nuova fase, dello sviluppo capitalistico che è caratterizzato, oltre che da questi imperialismi, anche dall'emergere di più blocchi accompagnati dall'affacciarsi di nuovi competitori internazionali che non sono imperialismi, ma che vogliono il loro spazio appunto internazionale. La fase attuale quindi è, diciamo così, fondata su una nuova spinta propulsiva dell'internazionalizzazione dei processi produttivi e dall'accumulazione del capitale, e la fase attuale degli imperialismi la potrei definire come competizione interimperialistica, perché non è caratterizzata solo dall'aggressività militare, ma affonda le radici nello sviluppo stesso delle relazioni economiche, sociali, politiche, istituzionali del modo di produzione capitalistico. Sono proprio tutte queste relazioni che generano le inevitabili dinamiche di crisi che richiedono una distruzione del vecchio capitale in eccesso e la sua sostituzione con nuove forze produttive, siano esse lavoro, siano esse appunto capitale, con la centralizzazione e con la concentrazione, con quelli che sono i 5 punti che enuncia Lenin nel suo libro dell'imperialismo. In accordo quindi con questa analisi, la nuova fase imperialistica è caratterizzata dall'emergere di un nuovo livello che non abbassa assolutamente le contraddizioni dello sviluppo capitalistico, ma al contrario le rende ancora più esasperate. Il nuovo livello imperialistico richiede un maggiore sviluppo delle forze produttive, però al tempo stesso i capitalismi contraddistinguono loro stessi. Perché? Perché non generalizzano questo maggiore sviluppo, cioè non lo socializzano. La differenziazione nei gradi di accumulazione capitalistica diventa quindi una condizione necessaria allo sviluppo capitalistico imperialista, ma al tempo stesso dirompente contraddizione nello sviluppo capitalistico e nelle nuove dinamiche imperialistiche. Da qui nasce il conflitto, per esempio, tra l'area del dollaro e l'area dell'euro, oppure i meccanismi di mercato protezionistici, e quindi il conflitto che ho chiamato prima competizione globale interimperialistica. Nell'espansione, nella piena internazionalizzazione, il declino della guida unipolare statunitense avviene anche per alcune dinamiche di espansione internazionale. La prima contraddizione fra l'impero statunitense, quindi l'impero USA in espansione, e le difficoltà
di trasferire ricchezza. Vedete in questi giorni l'amministrazione Trump che cerca di mettere mano ad una sorta di ritorno di keynesismo, di redistribuzione, perché hanno veramente paura dell'assalto ai forni e quindi del conflitto sociale e quindi del declino sociale anche delle classi intermedie, e quindi si cerca in qualche modo di mettere mano a questo. E la contraddizione è fra l'impero militare che è in espansione, cioè gli Stati Uniti hanno sempre più bisogno dell'apparato militare industriale per poter sviluppare, per poter tentare uscire dalla crisi con il keynesismo militare, quindi con il keynesismo del privato e quindi con il sostenimento della spesa bellica e quindi dell'economia di guerra, ma il problema è che c'è un'incapacità di fare profitti dalle regioni colonizzate nonostante i redditi provenienti dal petrolio. A partire dalla guerra del Golfo, ma specialmente in questi anni, c'è l'arrivo sul mercato, dopo l'arrivo sul mercato dei petrodollari, emergono in Medio Oriente gli interessi delle oligarchie locali, delle petromonarchie, che si contrappongono ai poteri statunitensi e hanno generato dei veri e propri conflitti interimperialistici. Quindi questo polo delle petromonarchie non è controllabile da parte degli Stati Uniti, come sempre. In questo senso si spiega la guerra, per esempio, scatenata di distruzione, contro l'Iraq, che è anche quello che si sta facendo in questo momento in Iraq, che è anche quello la guerra e le attenzioni verso, delle sanzioni, eccetera, verso l'Iraq. Perché? Perché ovviamente si dimostra che la posizione geopolitica di quest'area mostra per la prima volta come alcuni paesi possono resistere al gioco dell'imposizione finanziaria firmata Fondo Monetario Internazionale grazie alla ricchezza generata dal petrolio. Questa, guardate caso, è la stessa guerra che viene applicata contro il Venezuela in maniera dirompente, perché il Venezuela si sottrae con il proprio processo di autodeterminazione a mettere il petrolio in mano alle multinazionali statunitense ed europee, ma vuole appunto una propria autonomia, una propria autodeterminazione politica ed economica.